passanti spiegano a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce. Sara che aspetta di cadere incendiando il cielo come un meteorite e pensa. Sei più bella adesso mentre sfiorisci. Sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di quattro anni. Pensa, guardo qui, ci sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa. Forse si tratta di affrontare quello che verrà come una bellissima odissea di cui nessuno si ricorderà. E nonostante il flusso costante di gente senza lavoro di comprovaro, respirando lentamente Chiara celebra la sensazione della primavera, finalmente in arrivo del suo treno al binario 1. Pensa, Sara, sei ancora più bella la sera quando sei stanchissima, sei ancora nella mia memoria interna, sei l'interpretazione dei sogni che non riesco a ricordarmi. E forse si trattava di dimenticare tutto come in un dopoguerra, di mettersi a ballare fuori dai bar come ha visto in certi posti dell'ex Jugoslavia. Forse si tratta di fabbricare quello che verrà con materiali fragili e preziosi senza sapere come si fa. Ma poi Sara stava pensando ad altri volti, di ragazzini morti a Caserta, ancora all'interpretazione dei sogni, ai rumori di fondo. Immagina che tutto sia senza senso adesso, dal loro osservatorio astronomico, su una scala antincendio. Chiara le ha detto che è punita, che ha smesso, e non c'è alternativa al futuro. Rientrano in casa, appena dentro si sentono benissimi i rumori e le voci degli altri appartamenti. Ma è tutto perfetto, è tutto perfetto. E forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa. Forse si tratta di affrontare quello che verrà come una bellissima odissea di cui nessuno si ricorderà. Forse si trattava di dimenticare tutto come in un dopoguerra, di mettersi a ballare fuori dai bar come ha visto in certi posti dell'ex Jugoslavia. Forse si tratta di fabbricare quello che verrà, materiali fragili e preziosi senza sapere come si fa. E dopo aver fatto tutto quello che fanno, si alzano, si lavano, si profumano, si pettinano, si rivestono, e così progressivamente ridiventano quello che non sono.